Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessila News. Quest'oggi parleremo di un filato elasticizzato, davvero molto morbido e studiato appositamente per realizzare borse e accessori. Quest'oggi parliamo della licra, ma non una qualsiasi. Quest'oggi parliamo della licra di Tessiland, o meglio, una licra sfumata, colorata. Analizziamo insieme nel dettaglio la licra Print. Eccola qui la nostra licra print, vale a dire quindi una licra stampata che, come potete vedere, è sfumata e presenta dei colori davvero stupendi che vedremo e analizzeremo tutti in seguito. Allora, ovviamente trattandosi di licra, la composizione è nylon e poliestere. Si presenta così, quindi in rocche da 300 grammi per una lunghezza di circa 150 metri e per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 5-7. Questa è la larghezza massima della licra, che arriva quindi a circa 3 cm, ma comunque il fatto che sia presentata così e quindi roccata e che sia anche moderatamente elasticizzata vi consentirà di far sì che, come potete vedere, si possa avere una torsione già su se stessa e che quindi possa permettervi di realizzare delle creazioni in maniera davvero molto rapida e scorrevole. C'è la possibilità di giunzioni con nodi, ma sarà davvero molto semplice ovviare a questa piccola problematica, perché con la lavorazione a maglia i nodi compariranno all'interno della borsa e quindi la vostra borsa sarà perfetta. Ma analizziamo adesso insieme le 16 colorazioni che presenta questa licra print. Questa che vedete qui è la licra print Ocean, questa è la Lake e infine quest'ultima è la Atmosphere. Qui invece abbiamo Denim, Firework e Jeans. Qui invece abbiamo Dune, Stone e Hill. Qui invece andiamo senz'altro sulle tonalità del rosa, infatti abbiamo il Kiss, il Romantic e un dolcissimo Candy. E invece adesso andiamo con gli ultimi quattro, che sono Sunrise, Sunset, Oasis e Desert. Quante sfumature meravigliose ci presenta questo filato. Avete visto poi il modo in cui è elasticizzato, è davvero molto delicato, possiamo definirlo in un certo senso. Infatti ciò consente di far sì che si possa creare una leggera torsione e oltretutto, grazie anche al modo in cui viene presentata, quindi a modi rocca, vi consente davvero di far sì che potrete realizzare delle creazioni da sole senza neanche accorgervene. E poi le borse che potrete realizzare, potrete finalmente realizzare delle borse multicolor in modo tale da poterle adattare davvero ovunque, ma la licra può essere utilizzata anche per accessori o anche per complementi d'arredo, quale potrebbe essere un copricuscino o un copripuff. Insomma, c'è davvero da divertirsi, ma Tessiland non finisce mai di stupirci e oltre alla licra print ci presenta altre due versioni di licra, la licra gold e la licra silver. Vediamole. Eccole qui le nostre due licre preziose, vale a dire questa che è la licra gold e quest'altra che invece è la licra silver. Si presentano così in un formato sempre da 300 grammi per una lunghezza di circa 150 metri e per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 5-7 anche per queste. Questa è sempre, insomma, moderatamente elasticizzata, con la differenza che ovviamente parliamo di un effetto, diciamo, possiamo definirlo acetato, quindi che dovete tirare un po' di più affinché possa comunque tendere ad avere una torsione su se stessa. Qui la larghezza massima invece è di circa 2,5 cm e, come potete vedere, ovviamente essendo un effetto acetato, da una parte avrete la parte dall'effetto più metallico, quindi color argento nella licra silver e color oro nella licra gold, e dall'altra parte nel silver avrete quindi questo colore bianco, mentre nel gold ovviamente avrete il colore giallo.
Quindi abbiamo la licra print, ma abbiamo anche questi due meravigliosi colori di licra che in un certo senso possiamo definire looks, che vi consentirà di realizzare delle creazioni davvero molto preziose, eleganti e uniche. Uniche esattamente come tutti i filati che propone Tessiland. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i meravigliosi filati e il mondo Tessiland. Alla prossima! Ciao!